L'adolescenza rappresenta una fase della vita che inizia tra i 12 e i 14 anni e si conclude intorno ai 18 anni. Rappresenta il passaggio tra l'infanzia e l'età adulta. Durante questa fase si verificano importanti cambiamenti sia fisici che psichici. Questa fase si caratterizza per una notevole complessità e per la presenza di numerosi problemi che spesso vengono sottovalutati dagli adulti. Il corpo viene travolto da tempeste ormonali, subisce cambiamenti fisici che spesso provocano disagi, si sviluppano organi sessuali che portano alla conoscenza di nuove esperienze e si è alla ricerca di un ruolo all'interno di un contesto sociale. A dare un rilevante contributo a queste problematiche adolescenziali è stata proprio l'emergenza del Covid, che ha messo a dura prova la socialità di noi ragazzi. Ciò ha provocato sofferenze in noi adolescenti su numerosi fronti, soprattutto su quello della salute, peggiorandone lo stato mentale e psicologico. Le cause non sono solo legate alla malattia in sé, ma anche alle conseguenze economiche e sociali della propria famiglia. A seguito di questa pandemia si è evidenziato il fenomeno di ansia sociale. La sua caratteristica principale è l'intensa paura o ansia di situazioni sociali in cui il soggetto può essere osservato da altre persone. Un problema diffuso non solo tra i giovani, ma tra tutte le fasce di età è la depressione, che mostra una ridotta capacità di concentrarsi, una tendenza molto forte a incolparsi, svalutarsi e sentirsi indegno. Generalmente chi soffre di depressione mostra un umore depresso, una marcata tristezza quotidiana, tanto che l'umore ed i pensieri sono sempre negativi. Di grande importanza sono i problemi familiari, sempre più frequente è l'episodio della separazione tra i genitori, che molto spesso non vengono vissuti con serenità. Anche la separazione, causa di questi problemi, sono le incomprensioni tra genitori e figli e conflitti tra fratelli. Un'altra problematica molto comune ma non da sottovalutare sono i disturbi del comportamento alimentare causati da traumi progressi o abusi, problemi come il bullismo o problemi familiari, tendenza di perfezionismo o mania del controllo, disturbi depressivi, problemi di bassa autostima o l'influenza dei social. I modelli estetici proposti dalla società possono essere delle cause della diffusione di un senso di inadeguatezza. Un modo non efficiente ma comunque molto diffuso è l'utilizzo eccessivo, quindi l'abuso del cellulare, che prende il nome di nomofobia. Il cellulare rappresenta un rifugio soprattutto per i soggetti più timidi e con difficoltà a instaurare relazioni con i coetanei. Noi adolescenti inoltre spesso riscontriamo problemi con il sistema scolastico, affermando che esso ci provochi solamente ulteriori stati di stress e problemi, provocando ansie scolastiche che nascono dal normale desiderio di essere ammirati sotto questo punto di vista, racchiudendo la paura dell'insuccesso, del giudizio negativo e il timore di non essere capace di superare la prova che si deve affrontare. I giovani quindi non riescono a considerare l'interrogazione, la verifica come un momento funzionale dell'apprendimento, ma bensì la vedono unicamente come una valutazione. Nonostante le numerose difficoltà, l'adolescenza è il periodo nel quale noi giovani sperimentiamo la vita, cominciamo a sentirci più liberi di fare le nostre scelte e di prendere le nostre decisioni senza che qualcuno prima ce le suggerisca all'orecchio. Ogni giorno si conosce gente nuova, si fanno nuove esperienze, si stringono nuovi rapporti. È una vita che si rinnova continuamente. Noi adolescenti abbiamo un carattere molto differente da quello degli adulti, che hanno spesso una mentalità squadrata, rigida, grigia. Abbiamo una forza continua che ci anima, una sensibilità e un modo di guardare il mondo e di coglierne i dettagli che rende questi anni i più ricchi di ricordi indimenticabili. I problemi che si vivono in questa età ci fanno crescere. Le esperienze negative, come quelle positive, sono estremamente edificanti e se non impariamo ad affrontarle fin da giovani, vorrà dire che arriveremo impreparati davanti alla vita.